Anna Maria Fontana, la donna convertita all'Islam e arrestata insieme al marito nelle scorse settimane per traffico internazionale di armi, sarebbe stata un'intermediaria nell'incontro tra Angelo Tofalo, deputato 5 Stelle, e l'ex premier libico Khalifa Gwell. La notizia della collaborazione tra la Fontana e Tofalo sarebbe emersa durante uno dei due interrogatori, durati 6 e 3 ore, ai quali la donna è stata sottoposta. Il parlamentare a 5 Stelle, che non è indagato, si è però presentato nei giorni scorsi ai PM di Napoli per rendere dichiarazioni spontanee proprio sulle circostanze e la natura dei rapporti intrecciati con la donna. Oggetto del colloquio con i magistrati sarebbero stati anche alcuni spostamenti e viaggi del parlamentare, tra cui uno in Turchia. Questo è quanto emerge dall'inchiesta della Direzione Distrettuale Antimafia di Napoli, coordinata dal procuratore aggiunto Giuseppe Borrelli e condotta dai PM Catello Maresca e Maurizio Giordano. L'indagine della DDA portò all'arresto alla fine di gennaio della donna e del marito Mario Di Leva, entrambi di San Giorgio a Cremano, convertiti alla religione musulmana e accusati di aver trafficato armi con l'Iran ed esponenti dell'ISIS in Libia.